Nei mesi scorsi abbiamo cominciato ad occuparci dell'inquinamento della prima falda sotto il sito dell'ex Autobianchi di Desio, dove ora sorge il polo tecnologico della Brianza. Ci eravamo fatti mandare tutti i dati da ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, e avevamo scoperto che il monitoraggio di queste acque si era fermato al 2009. ARPA aveva evidenziato un incremento dell'inquinamento di queste acque e aveva suggerito di portare avanti i monitoraggi agli enti preposti, ma nulla era stato fatto. Abbiamo quindi fatto un'interpellanza in regione, all'assessore regionale all'ambiente, per chiedere se non concordasse sul fatto di portare avanti ulteriormente questi monitoraggi. Ci ha risposto l'altra settimana e è d'accordo con noi, ma la competenza è del comune. Quindi sostanzialmente la regione ha sollecitato il comune per andare avanti con questi monitoraggi. Nel frattempo però siamo venuti a conoscenza di altri fatti molto rilevanti su questa vicenda. Il primo fatto è che ARPA aveva comunque fatto degli ulteriori analisi nel 2012 su committenza di un privato, sempre in quell'area, e da quelle analisi risulta la presenza di un inquinamento da cromo esavalente 17 volte superiori ai limiti di legge. Il secondo dato molto inquietante che abbiamo scoperto è che all'epoca in cui è stata certificata da parte dei vari enti l'avvenuta bonifica del sito, questa avvenuta bonifica del sito è stata fatta grazie a questa mappa allegata ai vari documenti che riporta un errore grossolano, riporta la direzione di deflusso della falda sbagliata, da est verso ovest. In realtà il deflusso vero è da nord a sud e questo non è un dato secondario, perché se tu leggi questa mappa come l'hanno scritta loro si evince che la bonifica è stata fatta in modo corretto perché l'acqua sotterranea passa dal sito senza essere inquinata. Se invece giri la cartina e guardi il deflusso delle acque in modo corretto si evidenzia che l'acqua passa sotto il sito e arriva pulita ed esce sporca. Questo significa, con ogni probabilità, che la bonifica all'epoca non è stata fatta in modo corretto. Siamo davvero di fronte ad un errore madornale, di certo non un errore secondario o una cosa banale, che ha falsificato tutte le evidenze relative a quella bonifica, a mio giudizio. Occorre quindi andare fino in fondo a questa storia, capire davvero se sotto il polo tecnologico della Brianza il terreno è ancora inquinato e sta perdendo inquinanti che arrivano in prima falda oppure no. Tutte queste cose erano conoscenza, ci risulta, da parecchio tempo a tutti gli enti preposti, ma non è stato fatto nulla. Per questo motivo noi facciamo questa denuncia mediatica e stiamo predisponendo anche un esposto alla magistratura.